Non è mai accaduto che i rapporti tra prefettura e territorio siano stati così tesi. Nervi tesi e fili scoperti in queste settimane tra istituzioni e politica sulla vicenda migranti e la loro gestione ed il conseguente aspetto della sicurezza dei territori, con un botta e risposta tra il prefetto di Pesaro Urbino Luigi Pizzi ed alcuni sindaci locali. Ma procediamo con ordine. Le prime avvisaglie di questa tempesta all'orizzonte c'è stata quando lo stesso prefetto si confronta con il sindaco di Pesaro Matteo Ricci sulla presenza all'istituto Carducci degli extracomunitari. Ma ben presto l'aspetto della sicurezza diventa primario rispetto all'accoglienza e il sasso nello stagno lo tira lo stesso prefetto asserendo che in provincia ci sono molti sindaci che fanno dell'allarmismo sulla portata del problema. E veniamo alla famosa lettera che sarebbe stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso. 13 sindaci del territorio consegnano brevi mano al sottosegretario all'interno Domenico Manzione in visita a Piobbico e allo stesso prefetto in busta chiusa una lettera in cui chiedono maggior sicurezza per una situazione ogni giorno più insostenibile. Altra controrisposta del prefetto che stigmatizza la lettera dei 13 definendolo un comportamento assolutamente scorretto. Ma anche i rapporti col primo cittadino pesarese nel frattempo si sono sfilacciati definitivamente per una telefonata tra le due cariche definita molto calda. E siamo arrivati così alla giornata di oggi, allorquando si legge sulla stampa locale della decisione di Pizzi di rivolgersi alla magistratura con un esposto per chiedere se i 13 sindaci possono aver commesso il reato di diffamazione ai danni proprio dello stesso prefetto.